Villa Gallarati Scotti, Vimercate. Costruito agli inizi del Settecento, lo stupendo edificio barocco era circondato da uno spettacolare giardino all'italiana, come documentano le illustrazioni di Marcantonio Dal Re. Alla fine del Settecento, l'architetto Simone Cantoni lo trasformò in forme neoclassiche, mantenendo l'ampia corte ad U, chiusa da due tempietti laterali di forme classiche. Il corpo centrale fu modificato in un blocco compatto, ornato al centro da tre ordini sovrapposti e chiuso in alto da un timpano, con bassorilievi e orologio. La fronte verso il giardino assunse un aspetto classico e palladiano. L'interno della villa venne trasformato, creando nuovi ampi saloni neoclassici, riccamente decorati e arredati nello stesso stile. Furono mantenuti alcuni ambienti, tra cui la sala di Alessandro Magno, affrescata in stile barocchetto intorno al 1725. Il grandioso parco alle spalle della villa, con un lungo viale alberato che portava a un laghetto, venne ampliato e trasformato in un parco all'inglese. La costruzione più suggestiva nel parco è il barocco ninfeo del Nettuno, un edificio a due piani, con un belvedere a terrazza e torrette laterali. Sotto la facciata la statua di Nettuno, in piedi sopra un delfino, dalla cui bocca sgorga l'acqua. Per la sua imponenza, che domina la piazza centrale di Oreno e l'immenso parco alle sue spalle, la villa Gallarati Scotti è uno dei migliori esempi di dimora signorile lombarda.